Signori, bentornati in un nuovo episodio di Layers of Fear. Nell'ultima puntata sono accadute delle cose, ma stiamo sempre scoprendo sempre di più o meno la situazione e soprattutto ammirare come questo gioco vada a degenerare, come se fossimo dentro la testa del nostro personaggio e stiamo man mano cadendo nella follia che c'è nella nostra testa. Abbiamo iniziato il gioco in una casa normale, semplicemente notte e basta, ma una casa normale. Guardate adesso, cioè ogni parte della casa è distrutta, perché forse questa casa, raga, la butto lì perché mi sa che ho capito più o meno dove questo gioco vuole andare a parare. Questa casa secondo me non esiste più. Secondo me questa casa è tutta bruciata, perché comunque vedete questi punti così, legno rotto così in frantumi. È parte secondo me di una casa bruciata. E secondo me noi stiamo vivendo questa situazione. Ecco, anzi questa qui è una zona normale, ma abbiamo visto di peggio. Ecco, che ora compaiono porte a caso. Tutto abbastanza normale qua rispetto. Qua possiamo entrare. Questo quadro non mi piace. Cos'è? Entro qua dentro? Accendi. Oh. Facile da dimenticare. No, non mi far disegnare, ho paura, mi vergogno. L'orario. Ah, forse è l'orario in cui... Porco di quel cane. Vedete che... Poi la casa è così realmente. Perché dovremmo avere questi cambi di ambientazione, no? Girare in tondo. Però vedi, rivediamo le stesse robe. Quindi c'è una realtà su questa casa. Continua a cambiare forma così. Ma secondo la casa originale qual è? È nuova? O è tutta distrutta? Che cazzo sta succedendo? Ricordi irrequieti di nuovo. Io me ne vado, tuo padre è irrequieto. Guardate qua. Due donne che... torturano un uomo. No, l'hanno ucciso. Questa è una spada. Mi stanno strappando la testa, mamma mia. Pensavo non potevo passare. E invece sì. Deciditi. Vedi, stiamo rivedendo di nuovo gli stessi messaggi. 17 giugno. Ce l'ha di nuovo con quei dannati ratti. Ma è normale, gioca tu a Warzone per 2 anni e mezzo. Non credo di averne visto nemmeno uno. Ma ciò non gli impedisce di disseminare trappole per tutta la casa. Dice di sentirli nei muri, che devono essercene a centinaia. Dio, spero sia vero. Spero sbuchino fuori di notte e ti mangino mentre dormi. Crudele, egocentrico, patetico e ubriacone. E comunque non è che ero proprio molto simpatico io di norma, perché qua comunque sono note scritte, presumo, da mia moglie. E io comunque ero fissato con i ratti, fissato con il mio lavoro. Rompevo la minchia. Rompevo, è normale che poi quella si rompe il cazzo. Già che le donne lo rompono di per sé. Pensa se sei così. Ah, Dio mio. Guarda, io me ne vado. Di nuovo un cazzo di ratto. Oh, una chiave. Ho trovato una chiave. Prendi un po' di alcol. Ma faceva bene. Se c'erano queste cose normalmente, faceva bene bere. Ah, ho aperto questa porta. Questa cosa, per esempio, è una piccolezza, però potevano evitarsela. Che cazzo di senso ha raccogliere una chiave, che il gioco è abbastanza lineare? Non è un gioco che puoi fare backtracking, perché appena torni indietro ti cambia la casa. Prendere una chiave qui, per aprire questa porta qui, tanto male me la facevi aprire e basta, capisci? Devo seguire il topo. Ti follow. Qua sta andando tutto a fanculo. Mamma mia, non è un topo, è gigante. Oddio, pure mi sta parlando. Mi sta comunicando. L'uomo che sussurra ai ratti.
poi è chiuso. Dove minchia vado allora? Ah, ma quanto sono coglione. E il cazzo di cazzo. Madonna. Vabbè, ma che cazzo di ratto sei? Minchia, spacchi tu la casa. Non è stato l'incendio a fare questi danni, è stato i topi. Attenzione, parkour estremo. Comunque mi sta indicando qualcosa. Vabbè, cazzo, il dio ratto. Se un ratto così ha fatto vedere queste cose, travi di legno così, cazzo li ha fatti cadere. Minchia. C'è un catenaccio col codice. Dove cazzo lo trovo il codice? Aspetta, ma io posso salire qui? Sulla scala, no? Cazzo lo trovo il codice? Ah, ok, guardate qua. Cane, gatto, cane e ratto, no? E devo seguire la linea per vedere qual è il codice. Quindi, partendo dal gatto, ma penso sia 279 a giudicare dai colori. Proviamo direttamente così senza complicarci la vita. 279. Quindi dobbiamo complicarci la vita. Porca puttana. 341. Dovevo seguire alla fine il gatto, che potevo arrivarci dal fatto che è in effetti l'unico disegnato. Però siccome è un gioco di ratti, cioè, madonna, cioè, io infatti pensavo più il ratto. Porca puttana, a cagare, va, 2 ore che sono qui. L'incendio. Stiamo rivivendo tutto. Luglio 19. A giudicare dal silenzio appena sceso sulla casa, posso affermare con sicurezza che finalmente è morto, senza dubbio, circondato da bottiglie vuote e brandelli laceri di tela. Attenzione, le sue compagne di letto preferite. Ogni volta che accade, prego che sia l'ultima. Prego intensamente, con ardore. Padre nostro che sei nei cieli, fa che si spacchi la testa e che il marciume ne fuoriesca. Fa che si tagli i polsi con dei gocci di vetro e che la rossa bile scorra. Fa che soffochi nel suo stesso vomito, così che tutti noi possiamo trovare pace. Se non lo farai, un giorno troverò il coraggio di andare di sotto e ammazzarlo con le mie mani. Tu tra tutti dovresti saperlo. Non è la mancanza di forza di volontà che mi ostacola. Amen. Ma che cazzo di preghiera è? A giudicare dal silenzio, guardate qua. Posso affermare con sicurezza che è finalmente morto, senza dubbio, circondato da bottiglie vuote. E questo è un chiaro esempio, un chiaro riferimento che parla di me. Quindi questa nota non l'ho scritta io, ma mia moglie. Ma mia moglie non è tanta sana di mente, comunque. E io avrò i miei problemi. In effetti si diceva, cosa assomiglia se piglia, no? Per senso. Quindi è normale che... Buongiorno, buon uomo. Mia moglie, per stare con me, dei problemi doveva... Mamma mia, mi sono cagato, raga, ho visto le scarpe, queste cose qua. Abbiamo finito con queste... queste situazioni scandalose. Madonna. Ehi, che bel quadro gigante. Cazzo, è un cinema. Un'altra nota. Scritta sempre da questo Thomas. Tuo amico è agente. Io no. Io scrivo io no, che non sono suo amico. Ehi, scusa se non ti scrivo da un po'. Sono stato sommerso dal lavoro, devo dirtelo. La tua ultima lettera era... inquietante, a dir poco. Vedi, io stavo cambiando. Non posso davvero credere che brucerebbe i tuoi vecchi dipinti. Per quale motivo lo farebbe? La signora in nero, in particolare,
lo hai dedicato a lei, vero? Non so cosa dirti, tranne di farla vedere da un professionista, subito. Anche tu forse potresti parlare con qualcuno. Con tutto quello che è successo, sono sicuro che ti farà bene. Forse non c'è bisogno di dirti che il compratore era fortemente deluso della notizia. I nuovi lavori non vendono così bene. Non vendono così bene come i classici. Ad ogni modo, continuerò a cercare. Resisti e concentrati sul tuo lavoro. So che hai ancora del talento. Io credo in te. Questo qui penso che era, quindi, sto Thomas Caldwell era quello che mi trovava i clienti su cui a chi vendere le mie opere. Farmi incazzare. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Ma la prendevo pure col cane. Oddio. È un occhio. Mamma mia. Vi dirò, piccola nota personale. All'inizio c'erano cose meno frequenti, di conseguenza più inquietante. Adesso è un po' troppo spesso quello che ti capita, ti sta succedendo troppo velocemente, sei già abituato all'urlo, al rumore, al coso, perché fondamentalmente non hai mai calma. Di solito queste cose fanno più effetto quando diciamo noi leggiamo cose, osserviamo più cose, perdiamo del tempo e poi non ti aspetti che magari apri la porta e c'è Satana. Di nuovo il cazzo di ratto. Due ratti stavolta. Oh, ha trovato la compagna finalmente, tipo il gabbiano. Ma quello l'ha perduta. Porco, questo non me l'aspettavo, però io me le cuffo comunque, ho notato, eh? Buttata lì. La butto lì. Ne vale la pena? Oh cazzo. Ne vale la pena cosa? Rompere una sedia a rotelle? Sebbene a volte sia vero che alcuni artisti progrediscono superando i loro tempi e diventano in tal modo incomprensibili per i critici contemporanei, è mia opinione che non sia questo il caso. Nonostante mi faccia male ammetterlo, non ha fatto progressi. Non oserei dirlo se non fosse vero, ma ciò di cui siamo testimoni è regressione artistica. Fanculo anche tu. Pure la galleria d'arte, comunque, quella di che abbiamo trovato la nota all'inizio, ci ha mandato a fanculo. Vabbè, noi abbiamo perso, raga, nostra moglie. Avevamo problemi comunque anche quando era viva, perché ero io impegnato sul mio lavoro, cazzi e mazzi, eravamo degli ubriaconi, ci hanno tolto nostra figlia. Abbiamo perso il lavoro. Raga, questo è uno stato depressivo fortissimo. Hey there, princess. What? Oh, la medicina di papà, this è lui. This is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh god. I'm sorry. Penso che abbiamo dato un piccolo schiaffo a nostra figlia, perché magari toccava questo. Luis. Avevamo dei problemi, raga, anche prima. Poi si è degenerato, ma partiamo già da una base mezza instabile. Secondo me tutto parte da una brutta abitudine già dall'inizio, perché un padre che comunque dà il 100% al suo lavoro e trascura la famiglia è sbagliato. Tutto questo ha causato problemi su problemi, discussioni, varie piccolezze, cazzi e mazzi con nostra moglie.
che noi non riuscivamo a capire, quindi sempre sul lavoro queste cose ha portato alla degenerazione di tutto, capito? E poi quando è successo magari l'incidente dell'incendio e nostra moglie è morta, ha causato, oltre a tutto l'odio che già c'era scaturito, che era già scaturito prima, ma anche il rancore, no? Il rimpianto, il senso di colpa di non aver dedicato del tempo quando era ancora viva. Cioè, è un brutto, è molto brutto, ragazzi, sta roba. Immaginate come potrebbe sentirsi il personaggio, il nostro protagonista. Un cazzo di ratto. Non guardare indietro. Ecco. Minchia, raga, se mi sono cagato. Vi giuro, pure il singhiozzo. Cazzo siamo. Piccolo dolore dura a lungo. Chiamalo piccolo. Ma cazzo, è chiusa sta porta. Non è che è la porta che dall'altra parte ha le catene. Saprei cosa controllare. Devo tirare la catena. Ho aperto la porta. E basta questo cazzo di ratti. Avevo ragione però. Qua c'è qualcosa da prendere. Quando c'è la vocina così è da qualche parte. No, no, è qui, qui. Eccolo. You fucking took it from me. My gift. I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Io c'ho problemi. Senza dubbio. Porca puttana, con calma. Quadro al contrario, non è che è tanto bello. Quadro inquietante. Questo è al contrario. Era un'ombra, tipo. E si è seduta sulla sedia, se non sbaglio. Posso riaccenderla sta luce? Sto quadro rimane inquietante, ma se io me ne vado, tipo di prepotenza? Di nuovo l'ascensore, dove minchia andiamo? La luna. Ah, devo... Hai ragione. Risalgo. Stiamo andando nel 50° piano di questa casa. Quello era un bellissimo posto, non so se ci avete fatto caso, era forse il più allegro, madonna. Deciditi. Deciditi. Questo rumore. Sento cose. Dai, raga. Oddio. Oddio. Mamma mia, raga. Di nuovo. Delle celle. È infinito. Oddio. Madonna. Madonna. È tutto bloccatissimo qui. Porca puttana, si sta degenerando tutto. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. The horde ran down. Hickory dickory dock. Diciamo che arrivato a questo punto già il manicomio era pure chiuso. Parlavamo con i topi. Mamma mia, proprio. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to.
the only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Che bella camera. Un po' squagliata, ma va bene. Vado di qua che mi sembra... Sembra una merda. Se vado di qui, dove vado? Mamma mia, ma è proprio... Ok, ok. Signorina, io la lascio qua dentro. Vado di qui. Oh, il mio ufficio. Il mio ufficio. Il telefono. Dove cazzo è sto telefono? Sigari. Un topo morto. Budella. Ma questo sono io. Alcuni dipinti sfuggono alle semplici parole, figuriamoci alle critiche. Una conoscenza di base del soggetto è d'obbligo se si vuole anche solo provare a domarli. Viso di bambino è uno di questi dipinti. Che schifo. Non ho capito dove cazzo è il telefono. Sei una porta segreta? Ho tirato un libro. 363. Ah, devo chiamare il 363. Ho chiamato giusto? C'è un altro telefono che suona qui. Ci sarà un'altra porta segreta? È qua dietro. Non lo sto vedendo però il libro. Questo è l'unico fuori posto. Magari c'è qualcosa qui. Qui non possiamo toccarlo, quindi comunque è giusto quello che abbiamo fatto. Semplicemente dove cazzo è il libro adesso? Ma che cazzo? Come cazzo lo prendo il telefono? Guarda tutti i quadri. Mamma mia, se si fa sempre più inquietante. Ah. Guarda dove siamo, dobbiamo prendere il telefono, è inutile. Ma guarda qui, raga, quando cade l'armadio, 358. Ma tu guarda. 358. Ah, però devi calcolare che l'armadio è al contrario, quindi è 853. Vediamo se arrivano a questo livello. Sì. 853, c'ho l'armadio davanti, porca puttana. Io l'ho spinto io. Quanto è inquietante quel quadro. C'è un codice. Mamma mia, per favore. Stiamo rivivendo quello che è successo. 354. Oddio, ti prego. Questo è il quadro quello che mi dà più ansia. 3 5 4. Porca miseria. Oddio, oddio. No, no. Porca puttana. Ok, doveva succedere, okay, doveva succedere. Mamma mia, raga, ma che trip mentale ti sta facendo sto gioco. Qua è bruciato.
In effetti è vero, il viso di un bambino però barbuto. You deserve this. Te lo meriti. All of it. Tutto. All of it. Nostra moglie è gentilissima. Ne posso andare da questo incubo? Direi di no. I needed something to add the, how should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Ma che cazzo? Prova e riprova. Io sono stramalato. Io sto male. Vediamo, ragazzoli, cosa diventa adesso. Dai, dai. Secondo me diventa pure una gnocca questo passo. Vabbè, tutto questo sto dipingendo nostra moglie. Mamma mia, che trip mentale, ragazzuoli. Io vi saluto per questo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Layers of Fear. Mamma mia, raga, quanti trip.